trovato nel mare di Alcamo Marina, vicino alla riva, un pacco con 15 kg di hashish. A segnalarlo alcuni bagnanti, la polizia recupera la scatola perfettamente sigillata. Si scioglie il Consiglio Comunale di Alcamo dopo 3 ore di lavori, rinviata ad oggi la discussione sull'aumento dei tributi per mancanza del numero legale. Ad Alcamo ancora emergenza idrica, in funzione anche le autobotti comunali per distribuire l'acqua. Stallo politico a Castellammare del Golfo, ancora frizioni tra il sindaco e le forze politiche di maggioranza. Non sono piaciuti al primo cittadino i nominativi proposti da Sicilia Democratica e Articolo 4 per ricoprire il ruolo di assessori. Goletta verde boccia ai mari siciliani, disastrosa la situazione nell'isola, male il litorale selinuntino, buoni valori a Mazara del Vallo e Trapani. Turismo da dimenticare, secondo lo studio dell'Osservatorio sulla spesa e turismo sostenibile, Trapani ultima tra le città capoluogo d'Italia. Bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Alpa 1. Apriamo con la cronaca, con l'accusa di furto. Due giovani rom, Sabrina Dracutinovic e Caterina Vukovic, rispettivamente di 24 e 25 anni, sono state arrestate dagli agenti della squadra volante di Trapani. Con una impressionante lista di precedenti penali alle spalle, nonostante la giovane età, insieme ad una complice hanno tentato di svaligiare un'abitazione nel quartiere Cappuccinelli. Sorprese dal figlio del proprietario, le tre ladre sono fuggite, due sono state bloccate, mentre la complice è riuscita a dileguarsi. Entrambe in stato di gravidanza sono state condotte presso l'ospedale Sant'Antonio Abate in regime di arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Dopo la convalida dei fermi, Vukovic è stata trasferita in un istituto per detenute madri, mentre Dracutinovic è stata posta ai domiciliari con braccialetto elettronico presso il campo nomadi di provenienza a Roma. Le indagini sono in corso per risalire all'identità della complice. E vacanze in fumo per un ragazzo di Marsala che aveva deciso di trascorrere un periodo di relax a Favignana. I carabinieri lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, un 27enne incensurato, appena sbarcato sull'isola, è stato sottoposto a controllo dai militari. All'interno dell'auto sono stati trovati nascosti 8 ovuli di hashish per un peso complessivo di circa 80 grammi. Il giovane è stato arrestato e posto ai domiciliari da scontare nella sua abitazione. E a proposito di sostanze stupefacenti, è stato trovato nel mare di Alcamo Marina, vicino alla riva, un pacco con 15 kg di hashish. A segnalarlo alcuni bagnanti, la polizia ha recuperato la scatola perfettamente sigillata, la sostanza stupefacente già pronta per essere spacciata. Un pacchetto perfettamente sigillato e integro, questo si è ritrovato a pochi passi dal proprio ombrellone uno dei tanti bagnanti che affollavano ieri pomeriggio la spiaggia a Lecce di Alcamo Marina. Un ritrovamento anomalo che ha messo subito in allarme chi lo ha avvistato, convinto addirittura in un primo momento che potesse trattarsi di un pacco bomba. Da qui è partito subito l'allarme al centralino del commissariato di polizia di Alcamo, che ha attivato i suoi controlli. Fortunatamente dai riscontri è stato accertato che non era un pacco bomba, ma per gli agenti della squadra volante che hanno personalmente effettuato il recupero del pacco, la sorpresa è stata lo stesso d'impatto quando hanno aperto la scatola. All'interno è stato trovato dell'hashish con ben 15 kg. Il contenuto è stato quindi sottoposto a sequestro e la polizia ha avviato le indagini di rito per cercare di poter trovare quanti più indizi possibili per risalire a chi possa avere perso, almeno si presume, questo pacco. Per l'esattezza, la scatola è stata ritrovata a galleggiare in acqua a pochi passi dalla riva, nelle vicinanze del rinomato Lido Windsor. I poliziotti, una volta aperto il pacco con estrema cautela, hanno ritrovato al suo interno ben 60 panetti di vario colore. In pratica lo stupefacente era già confezionato, quindi pronto per l'immissione sul mercato della droga. La roba adesso è a disposizione dell'autorità giudiziaria, che sta effettuando delle accurate indagini in merito. Al momento da parte degli inquirenti vige il massimo riserbo sulla vicenda. Si presume comunque che il pacco possa essere stato perso da qualche grossa imbarcazione attraversando i mari del Trapanese, una delle piazze dove
dove la sostanza stupefacente è sicuramente molto appetita, specie dai giovani che in questo periodo affollano la movida delle cittadine marinare. Meno di due mesi fa, la Guardia di Finanza ha bloccato una nave battente bandiera turca che navigava verso il Nord Africa con un carico prezioso, ben 12 tonnellate di hashish. L'imbarcazione è stata fermata a ovest di Trapani e poi trasferita a Palermo. Non è la prima volta che nel mare del Trapanese vengono fermate imbarcazioni con grossi carichi di droga. Diverse le operazioni delle forze dell'ordine che hanno fermato enormi smerci di sostanza stupefacente destinata con ogni probabilità al mercato della provincia trapanese. Nel 2014, sempre nel mare antistante la costa trapanese, furono altre due le grandi operazioni che portarono al fermo di due navi cariche di droga. Il gruppo consiliare di ABC ha presentato nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera ad Alcamo una proposta di delibera che mira a sospendere il pagamento del gettone di presenza dei consiglieri e dell'indennità di carica del Presidente del Consiglio da ora e per tutto il 2015. La finalità della proposta, si legge nella nota del Movimento, è quella di diminuire proporzionalmente le aliquote delle imposte locali che il Consiglio in questi giorni sta deliberando. ABC chiede che sia la politica, considerata l'unica colpevole della mala gestione delle condizioni finanziarie disastrose del municipio, a dare un segnale forte alla cittadinanza. Nel prossimo Consiglio Comunale il movimento politico preannuncia che presenterà una nuova proposta sulla tassazione comunale sugli immobili, volta a garantire una maggiore equità fiscale, legando l'aumento delle aliquote sulla prima casa alla capacità contributiva. E a proposito del Consiglio Comunale di ieri sera, si è sciolto dopo tre ore di lavori ed è stata rinviata ad oggi la discussione sull'aumento dei tributi per mancanza del numero legale. Non si è riusciti nemmeno ad approvare il regolamento necessario per mettere in funzione il nuovo sistema di videosorveglianza. Niente argomento tasse ieri sera in Consiglio Comunale ad Alcamo. Come era prevedibile, tutto è stato rinviato a questa sera per mancanza del numero legale. In pratica, ieri sera il civico consesso è riuscito solo ad affrontare interrogazioni ed interpellanze. Poi è stato prelevato il punto all'ordine del giorno per l'approvazione del regolamento sull'utilizzo della videosorveglianza, ma via via i consiglieri sono usciti dall'aula e quindi al momento della votazione degli articoli il presidente Giuseppe Scibili ha dovuto prendere atto dell'assenza del numero legale ed ha spostato tutto a questa sera. Oggi quindi il civico consesso sarà chiamato prima a votare il regolamento e poi dovrebbe finalmente aprirsi la questione inerente le nuove aliquote TASI e IMU con rincari che garantirebbero introiti tali al comune di Alcamo per poter coprire parte del disavanzo di bilancio pari a 1,3 milioni di euro. Dovrebbe essere una formalità il via libera al regolamento sulla videosorveglianza, strumento necessario per la messa in funzione degli occhi elettronici appena installati. Si tratta di 50 telecamere dislocate in vie, strade, piazze e immobili ritenuti strategici per la città e quindi anche a rischio di vandalismo, abbandono rifiuti o snodi essenziali per il traffico veicolare. Il regolamento è stato redatto per garantire la necessaria privacy in base anche alle disposizioni del garante per la protezione dei dati personali. Le immagini saranno videoregistrate attraverso un sistema collegato con la Polizia Municipale. Ieri sera ha relazionato in tal senso il comandante dei Caschi Bianchi, Giuseppe Fazio, il quale ha garantito che ad avere accesso ai dati sarà un numero ristrettissimo di agenti. L'utilizzo degli addetti che avranno anche diversi livelli di accesso, un accesso soltanto in visione live e di brandeggio delle telecamere mobili, e ha un secondo livello di accesso che è quello della consultazione delle immagini, della registrazione e della trasposizione in masterizzazione in supporti magnetici. Le 50 telecamere appena installate si vanno ad integrare alle 20 già da tempo operative nel territorio. Di queste 20 saranno mobili, quindi con la possibilità di poterle spostare in base all'angolazione necessaria per la visuale. Un sistema ad altissima tecnologia che permetterà soprattutto di poter effettuare un riconoscimento delle targhe in caso di necessità per ragioni di polizia giudiziaria. Nonostante le rassicurazioni sulla privacy, qualche consigliere ha storto il muso. Io non penso che può essere la telecamera la risposta civile di un territorio ad un'aggressione continua che viene fatta della sua bellezza. C'è chi mette al primo posto la sicurezza, c'è chi mette al primo posto la libertà. Io sono dell'idea che mettendo al primo posto la libertà si vive meglio. Nella seduta di ieri il vicepresidente del Consiglio Benedetto Vesco ha comunicato la sua autosospensione dal gruppo consigliere dell'UDC. In una lettera, letta nel corso del Consiglio,
Vesco ha spiegato di non condividere la posizione dello scudo crociato a livello regionale e locale per la scelta di sostenere il governo regionale, esperienza ritenuta fallimentare, e di guardare con sempre più interesse al centro-sinistra. Noi con Salvini arrivano le nomine dei coordinatori di Alcamo e Marsala. A renderlo ufficiale il coordinatore provinciale Felice D'Angelo, che già alcuni giorni fa aveva annunciato che sarebbe iniziato un percorso strutturale politico per consolidare il movimento salviniano al sud. Per Alcamo è stato scelto Franco Orlando, un passato da consigliere comunale, provinciale e assessore comunale ad Alcamo. Aveva scelto di ritirarsi dopo la candidatura sindaco alle ultime amministrative del 2012, poi l'avvicinamento al movimento politico Noi con Salvini e adesso la nomina di coordinatore. A Marsala coordinatore è stato invece nominato Lorenzo Sammartano, bancario, noto in città per le attività di service del Rotary, all'interno del quale ha ricoperto il ruolo di presidente. Ad Alcamo ancora emergenza idrica, l'erogazione si attesta mediamente intorno ai 7-8 giorni, in funzione anche le autobotti comunali per distribuire l'acqua. L'argomento, nonostante la sua drammatica attualità, è stato appena sfiorato e per un'approfondita discussione rimandato ad un'altra riunione del Consiglio Comunale di Alcamo. Nessuna risposta dunque ieri sera all'interrogazione di Ignazio Caldarella, presentata lo scorso 19 giugno, sull'emergenza idrica della città di Alcamo, ormai quasi abituata a soffrire la sete, tra il disinteresse a tutti i livelli dei cosiddetti politici locali. Intanto continuano a girare anche le autobotti del comune. Stamane una è partita alle 10 dal bottino dopo aver riempito la cisterna. Forse l'estate ha distratto i politici locali a tutti i livelli a chiedere chiarimenti sulla drammatica situazione dell'erogazione idrica. Acqua ogni 7-8 giorni, quando va bene, mentre un operatore commerciale di Piazza Bagolino ci ha segnalato stamane che da oltre un mese non vede scorrere una goccia d'acqua dai rubinetti ed ha chiesto l'intervento degli operai del servizio acquedotto. Questa estate sarà ricordata come la più drammatica dal punto di vista dell'erogazione idrica, la cui crisi parte da lontano, dallo scorso 27 febbraio, quando vennero segnalate rotture alle condutture di Cannizzaro in contrada Piano Marnano. Da allora sembra che si sia andati avanti con una certa improvvisazione, tanto che è lecito chiedere il siluramento di quelle figure apicali che governano il servizio acquedotto della città di Alcamo.